Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri. Partiamo subito dicendo che per tutto questo c'è un coupon, un buono sconto del 10% che vi lascio in descrizione, quindi andate a vederlo e cercatelo. Ve lo dico subito all'inizio del video perché magari qualcuno parte da metà per vedere il video e non lo scopre. E invece c'è un coupon del 10%. Perché? Perché stiamo collaborando ufficialmente con Nuvole Filate. Nuvole Filate mi ha mandato un pacchetto pieno di cose che trovate in questo episodio che vi lascio qua sopra, dove c'erano dentro i gadget di Mamma me lo compri e queste due teche che il buon Andrea di Nuvole Filate mi ha regalato. Ti ringrazio tantissimo Andrea, grazie per questa collaborazione, e noi ragazzi avevamo proprio bisogno e necessità di qualcuno di affidabile e veloce che ci possa fare delle teche personalizzate. Io ho qua due teche, gli ho chiesto due misure differenti e sono state anche personalizzate con il logo di Mamma me lo compri, quindi andremo a vedere come le ha personalizzate e poi vi dirò come si possono personalizzare in più modi. Intanto vi ringrazio per seguirmi sui social, seguirmi su YouTube, e spero che questo video sia gradito. Scrivete nei commenti perché ci fa molto piacere, mi fa molto piacere, perché parlo sempre al plurale, porca puttana. Guardate, le istruzioni di montaggio vi vengono fornite insieme alla confezione, giustamente, l'imballaggio, sempre dal video che vi ho lasciato prima, potete vedere come è stato curato e ci ha messo veramente, veramente poco a spedircelo. Qui abbiamo un pezzo di 3M biadesivo, immagino, sì, qua 3M, eccolo, vedete. E andiamo a leggere le istruzioni subito. Posizionare il lato lungo tenendo in considerazione il verso del logo. Speravo tanto in questa collaborazione anche nel futuro. Ho parlato con alcuni brand di teche che sì, poi facciamo, eccetera. Andrea invece è stato super, ma super, detto una cosa, fatta subito. E ragazzi, non fanno solo teche, fanno anche gadget, tazze, fanno molte cose, quindi visitate il loro sito per avere più informazioni. Vi cambio inquadratura tra poco, vi faccio vedere intanto i pezzi delle teche, hanno la pellicola, vedete, sono pellicolate, questa dovrebbe essere il sopra o la base, non lo so, adesso vediamo. Vado ad aprire, sono due pezzi questi, che sono i due dei quattro lati. Ecco, guardate come arrivano belle protette. Olè. Magari mi piacerebbe non lasciare delle ditate subito, però lo scopriremo vivendo a breve, se lascio le ditate da maledetto che sono. Adesso non si vede, c'è il logo di Mamma me lo compri, quando levo tutto poi lo andiamo a scoprire insieme. Guardate qua, l'incisione di Mamma me lo compri, bellissima, stupenda. Bisogna soffiare un po' che è entrato un po' di altro legnetto. Firmata da Nuvole Filate, con i suoi piedini, vi danno anche i piedini, comoda, bella. Ok, a questo punto i pezzi della teca più grossa e ci spiegano come fare per incastrare le cose. Questo è altamente personalizzabile, nel senso che potete farci stampare quello che volete, quindi potete richiedere qualsiasi tipo di cosa. Ragazzi, queste teche sono antipolvere, anti UV, sono super belle e si puliscono semplicemente con un panno. Faccio vedere il logo, la cosa che vi dicevo prima, del logo stampato, no? Che potete personalizzare, potete anche decidere dove mettere il logo, quindi è una figata atomica perché decidete anche se stampare sulla base, che ne so, avete i Ghostbusters, poi sul sito se andate vedete anche delle creazioni, avete i Ghostbusters, volete fare, che ne so, avete l'Ecto One Lego, volete fare la strada e stampate un pezzo di asfalto. I loghi dovrebbero andare sul lato in modo che si veda dall'esterno, quindi direi una cosa di questa tipologia, quindi uno qua. Adesso bisognerebbe essere in due per una teca di questo tipo, secondo me, perché questa è un po' altina. Uno, due. È molto semplice in realtà perché ha gli incastri, quindi voi fate questa cosa. La parte frontale, ovviamente io con le mie manacce di merda non ho, l'ho toccata e l'ho già sporcata perché c'è pure scritto. Poi l'ultima parte che dovrebbe essere questa. Un po' difficile perché sono da solo, ma ce la posso fare senza rompere niente, promesso. Ce l'ho fatta, metto l'ultimo pezzo.
Dovrei avercela fatta. Allora, una volta che la chiudete più o meno, mettete il biadesivo. Prima di fissarla vado a metterci dentro lo shredder che era nata per questo. Quindi andiamo a provare a fare questa cosa, vediamo. Sì, ho preso le misure giuste, raga, perché magari ho preso le misure sbagliate, potrebbe anche essere. L'ho prese giuste, tenendo il bastone più dritto, mi ero detto. Oh. Ok. Ora, secondo il mio punto di vista, dovete chiuderla e poi andare a posarla. Una volta posata, poi la sigillate e fine dei giochi. Ok, ora la teca, ragazzi, è perfettamente chiusa. Qui abbiamo il logo di Mamma Me Lo Compri, guardate che figo. Bello, figata. Ora la teca l'ho tenuta così per il momento, ma perché ero da solo, se siete in due è tutto molto più semplice. Poi si mette la parte sopra, vedete? Si mette questa qua e poi col biadesivo, se volete, potete incollare, tra virgolette, chiudere un po' meglio questa parte qua. Comunque è abbastanza solida, cioè non si dovrebbe aprire, ecco. Magari comunque dategli un colpettino perché non si sa mai, i gatti in casa o cose del genere, quindi... Allora, nuvole filate, ragazzi, può farvele anche personalizzate, come vi ho fatto vedere anche la mia, e può farvele anche stampate e tutto il resto, quindi basta chiedere ad Andrea e vedete, chiedete al suo staff. Il logo può essere anche messo davanti, può essere messo in altre posizioni. È molto bella, molto molto bella questa teca. Per quanto riguarda la robustezza, la qualità, molto molto belle. Avete il buono sconto in descrizione, il coupon, potete farlo alla cassa se volete. Le teche su misura, con personalizzate come volete, ricordatevi di scrivere allo staff di Nuvole Filate così che vi danno, cioè gli date le misure e tutto il resto. E ovviamente ricordatevi il coupon sconto, usatelo ragazzi, usatelo, cioè usiamolo, no? Quando fate questa cosa usate i guanti, non fate come me, state attenti col coltello, vabbè io lo uso perché lo uso da tanto tempo, però mi raccomando ragazzi, non fate cagate. Primo pezzo, secondo pezzo, questo è più piccolo, è più facile da montare. Guardate, questo non serve solo per stabilizzare il pacco. Grandissimi, geniali, grazie ragazzi. Guardate, questa è una teca per Batman, dedicata a Batman, quindi cosa mi sono fatto fare, ve lo faccio vedere col nero dietro. Mi ha stampato questa, perché questa sarà della Hot Toys, ci sarà dentro la Hot Toys di Batman e non solo là, ma anche qui, super personalizzazione delle teche, figata atomica, acerrima, bellissimo. Personalizzare potrebbe essere pericoloso, mi direte, perché se poi un giorno voglio cambiare le cose che ci sono lì, avete ragione, però personalizzare è molto bello secondo il mio punto di vista. Ora vado a togliere tutti gli adesivi da queste teche e poi ci rivediamo tra pochissimo. Ho tolto tutti gli adesivi dalle teche e vado a montarla come da istruzioni a questo giro, cioè no, nel senso l'ho smontata anche prima come da istruzioni. Secondo lato, quando levate la plastichina fa un po' di elettrostaticità, è normale ovviamente, la plastichina viene messa per proteggere le teche, la priorità è non farvi rigare le teche, cioè non può arrivarvi a casa rigata, ecco. Se ce la faccio io, come dico sempre in tutti i video, a fare queste cose manuali, ce la farete anche voi. Questa è una teca per una Hot Toys che adesso andrò a prendere e andremo a mettere dentro. Vedete il logo qua sotto, il logo di Batman sopra. Eccola ragazzi, montata con dentro Batman in scala 1.6 della Hot Toys. Allora, le teche sono molto salde, in realtà dovete però c'è un però, nel senso che essendo che la teca va a scomparsa, quindi non è una di quelle con le viti un po' brutte così, dovete, come consigliano loro, mettere il biadesivo sui gancetti, sugli angoli. Io andrò ad applicarlo, probabilmente applicherò dello scotch trasparente, non so, adesso vedo, direttamente su questi blocchi, sui quattro angoli, in modo che rimanga salda. Poi quando dovete cambiare figure, alzate e andate, perché comunque un minimo va bloccata, un minimo di bloccaggio serve, quindi quando vi arriva a casa ve l'ho già detto, io ve l'ho già anticipato. Ragazzi, per oggi la puntata finisce qua, io ringrazio ancora Nuvole Filate per avermi dato queste teche, vi faccio un piccolo recap. Personalizzabili, ordinabili, coupon del 10% di sconto in descrizione. E potete stampare tutto, chiedete direttamente allo staff che vi dicono come fare, sono antipolvere e si puliscono semplicemente con un panno in microfibra e i prodotti per i vetri, quindi nessun tipo di problema, l'imballaggio è arrivato perfettamente, ricordatevi che una volta montate vi daranno del biadesivo in dotazione per
chiudere leggermente la parte alta, perché il rischio è questo, eccolo, io non le ho ancora chiuse ma lo andrò a fare immediatamente. E questo perché, ragazzi, perché se dovete cambiare la figure non è che c'è un modo per chiudere le teche che non si veda, dovete sigillarle in qualche modo, anche per la polvere eccetera. Quindi ripeto, il mio metodo sarà magari mettere dello scotch trasparente, scotch no, del tipo di biadesivo direttamente in questi punti. L'ultima cosa che voglio dirvi di queste teche è che sono completamente personalizzabili, perché potete inserire anche scalini per diorami, cose che tengono, cose, quindi potete chiedere tutto, voi chiedete info a Nuvole Filate e vi risponderà. Ci sono anche, che ne so, pannelli adesivi, tutto quanto quello che vi immaginate loro tecnicamente possono fare, quindi voi chiedete e i vostri desideri diverranno realtà. C'è anche la possibilità di farle già illuminate le teche, quindi possono inserire l'illuminazione o non inserirla, possono, credo, anche predisporle per l'illuminazione, quindi ragazzi chiedete e vi sarà dato. Grazie a tutti, è stato un piacere, e grazie Andrea di Nuvole Filate, grazie, questa è la nostra collaborazione, quindi se avete bisogno delle teche da oggi in poi sapete dove potete andare ad acquistarle. Ciao!